allora qui è la stanza dove costruiamo la cappella per il nostro centro di Maitan. Perché abbiamo 80 bambini e poi la stanza dove sei stato per la messa e poi per formazione è molto piccola. Quindi speriamo che abbiamo una stanza più grande, avremo una cappella per loro, ma nella stessa cappella anche possiamo avere una formazione, catechismo, anche altre formazioni per tutti i bambini di Maitan. Cari amici di Santina, lui si chiama Padre Giovanni ed è responsabile qui a Saigon, in Vietnam, del centro Maitan, che cura i bambini HIV. In questo viaggio che sto facendo in Vietnam porterò al consiglio di amministrazione l'approvazione per euro 15.000 della costruzione qui in questo luogo della cappella che servirà ai bambini. Il padre ci ha chiesto questa cosa, ha formulato una richiesta scritta. Questa richiesta scritta, padre, io la porto a Roma e ti ringrazio. Se loro approvano, entro il prossimo anno, aprile 2023, tornerò a inaugurare questa cappella. Quindi a nome di tutti noi vi facciamo auguri perché lavorate bene e spero proprio che questo si trasformi in un bel regalo perché stai lavorando molto bene con i bambini e con tutti. Dato che ci sono, il padre ha firmato per l'Associazione Amici di Santina Zucchinelli un altro compromesso, un altro impegno. Noi abbiamo preso 10 bambini HIV sieropositivi in adozione a distanza per 3 anni, 3.000 euro l'anno, per un totale di 9.000 euro. Una di questi 10 bambini si chiama Santina ed è la piccola Santina al quale è stato messo il nome in ricordo di mia madre. La piccola Santina anche lei è HIV, la sua mamma è HIV, sono stato a trovarli nella loro casa, vi racconteremo tutto in un altro video. Padre, lascio un ultimo saluto che poi devi scappare. Saluto dai noi tutti i bambini, nel nome di tutti i bambini nel centro di Maitan. Vi ringraziamo di cuore per i vostri aiuti, anche per Don Gigi che sta con noi. Preghiamo per tutti voi perché potete andare avanti con la fede anche per aiutare la gente in sofferenza. Grazie mille. Grazie a tutti e grazie alla Diocesi di Bergamo, al Vescovo Francesco e al Vicario Generale Don Davide. Ciao a tutti, Don Gigi.